un tessuto che diceva era stato imbevuto del sangue di Padre Pio a 1.000 euro e che questo avrebbe poi portato benefici a chi lo custodiva. E documentava anche con una videocassetta l'originalità di questo fazzoletto. Don Walter De Stefano, ma insomma, santoni, guaritori, ma quanti ce ne sono in giro? In giro i numeri sono veramente elevati, leggevo le stime che già Donnello ci ha riportato, che sono grosse cifre tra i 4 e i 5 milioni, se non sbaglio. Ma quello che è piuttosto importante è sottolineare il fenomeno che è comune anche nelle nostre case, più delle volte non ce ne accorgiamo, che ci possono essere familiari che sono preda di queste persone, che cercano di dare dei consigli e degli aiuti, ma con una finalità che è quella speculativa. Diciamone una storia, una delle tante, no? La santona della pizza, la chiamiamo così. Beh, questo mi è stato raccontato da alcuni amici, che c'è una santona, mi sembra, nella zona di Nola o del Casertano, che in un giorno specifico, quello della Santa Rita, ha proprio questa delicatezza di suggerire ai suoi adepti di fare delle rinunce, delle pratiche, tra cui quella di mangiare pizza o di astenersi da certi comportamenti. Il Signore nel Vangelo ci ricorda come è importante il rapporto interpersonale con Dio, la preghiera, la fiducia che dovrebbe essere senza limiti nella sua provvidenza. E se noi riuscissimo a vivere proprio questo rapporto con lui, evidentemente ci accorgeremo di tanti piccoli e silenziosi miracoli che Dio già opera nella nostra vita. Don Pasquale Mastrangelo, insomma, ma cosa spinge anche gente impreparata, colta, intelligente a cadere in queste trappole, secondo lei? Secondo me è proprio l'ignoranza della fede. Si dice di credere, ma si crede alla superficialità delle cose, diciamo, di tutti i giorni, alle dicerie della gente. E non a ciò che Dio ci ha trasmesso. L'idolo del vitello d'oro, ma senza andare troppo Esatto. lontano, invece un caso che è capitato anche a lei, no? In una delle tante visite che faceva come pastore. Uno dei tanti casi, possiamo dire quello più semplice, il cornetto appeso dietro la porta insieme al crocifisso, o dei quadri fatti da maghi. E pagati in modo Ne ha trovati diciamo due lei. sì, addirittura mentre facevo le benedizioni delle famiglie e mi rifiutai di fare la benedizione in quella famiglia perché dico: se voi avete fede in queste cose, vuol dire che non avete fede in Dio. 4-5 mila euro il quadro. Quando... Sì, più o meno quella era la cifra. E poi magari. E poi magari la malattia, la difficoltà che loro credevano di risolvere con quell'affidamento, è rimasta tale quale. E si chiede poi la benedizione pensando che anche quella sia una cosa magica, e invece la benedizione dobbiamo anche meritare con la vicinanza a Dio, con l'osservanza dei suoi insegnamenti e con l'adesione anche del nostro sacrificio al sacrificio di Cristo. Donnello, Madonne che piangono, Madonne che parlano, veggenti, persone che dicono di parlare con Dio, insomma, lei ci ha tentato di parlare con Dio. Io ci parlo, ma in un modo diverso, non con le voci degli uomini, ma con le voci del cuore. Ma quello che mi rattrista molto, al di là della fede, è anche questo oscurantismo, questo abbandonare la ragione, e chi abbandona la ragione crea solo mostri. Io quello che mi rattrista molto è vedere persone che si inseriscono in certe dinamiche che non hanno nulla a che fare né con la ragione né con la fede. Si è trovato anche lei qui, insomma, qualche caso. Nella zona fra Passano e Mercatello, ma anche verso
altri posti, luoghi, ci sono questi veggenti, e quello che mi dispiace è che anche in queste zone ci sono dei seguaci. Anche a lei, come ho chiesto ai suoi confratelli, qualche caso particolare, anche per essere più incisivi, indicativi? Ma i casi particolari diventano universali, perché la tecnica è sempre la stessa, cioè quello di creare circoli chiusi di persone per dominare. Il veggente molte volte, più che servo di Dio, diventa padrone degli uomini, e questo è già plateale, perché chi veramente vive l'amore del Padre Eterno si mette a servizio dell'umanità, non domina, non diventa padrone, nessuno è proprietà privata dell'altro. Invece, attraverso queste tecniche, molte volte schiavizzano le persone, e la cosa più rammaricante è che le persone si fanno schiavizzare.